Buon giovedì 7 luglio, ricordo la scuola alle 18:30 che tratterà anche di alcuni aspetti del sacro come derivato dalla riflessione di ieri, dalla lettura del testo di Simone Weil, La persona sacra, al quale aggiungere oggi una dimensione che ci porta al cuore dell'ecologia sociale antropo-spirituale nata attraverso l'esperienza alcologica, il rapporto cioè con l'alcolismo. E siccome oggi è giovedì, proseguo la lettura di Cibernetica dell'io e teoria dell'alcolismo. Una lettura che apparentemente è piuttosto complicata, ma in realtà bussa alle porte delle nostre radicate convinzioni, così come fa il testo di Simone Weil. E ci porta a riconsiderare la nostra negoziazione con l'esistenza attraverso un nuovo modo di vedere le cose, di vedere i conflitti, le opportunità, le gioie e i dolori della vita. Sono testi che sicuramente segnano concretamente la possibilità di condividere le esistenze sotto prospettive radicalmente opposte da quello che ordinariamente noi facciamo. Nelle pagine precedenti del testo di Gregory Bateson, che, visto questa associazione che io faccio con la condizione del sacro, ricordo, ha scritto anche la sacra unità, questa collocazione, della nostra prospettiva verso una, realtà che apertamente ci trascende e che incontra l'unità del tutto. Ricordo che anche la questione della salute oggi viene interpretata come One Health, una salute, Global Health, una salute globale. È un modo attraverso il quale noi siamo invitati a considerare tutte le variabili che concorrono a garantire la qualità della vita su questo pianeta. E tra queste c'è anche ovviamente la nostra dimensione comportamentale, il consumo delle bevande alcoliche. Nelle pagine precedenti ci eravamo soffermati sulla lettura che riguardava il passaggio dal concetto di energia al concetto di informazione, come nascono le idee, come queste poi contengono sempre una necessaria polarizzazione che non è un difetto, anzi, tutt'altro. Questa diversità che crea una differenza genera inevitabilmente delle idee che in qualche modo orientano il nostro comportamento. Se invece noi insistiamo su nessi di causalità lineari, se continuiamo a cercare traumi retrodatati e attraverso quelli pensare che si sono scatenate o si sono incistate delle energie che poi generano tutta la nostra sintomatologia e perdiamo di vista l'aspetto evolutivo dell'informazione, della costruzione di idee, evidentemente noi ci poniamo su un altro modo di vedere, che è apertamente non ecologico e contiene in sé degli errori epistemologici non individuati oggi, ma fin dai primordi della coscienza dell'Homo sapiens si sono evidenziati nei testi sacri, sapienziali, di millenni fa, queste storture del pensiero che l'essere umano mette in piedi quando tenta in tutti i modi di padroneggiare l'esistenza e non riesce a lasciarsi andare all'accadere con senso di responsabilità, naturalmente anche con una disponibilità a mettere in discussione i propri comportamenti. Ma veniamo al capitoletto di oggi, che è un capitolo essenziale, ho detto capitoletto perché non è fatto di tantissime pagine, ma essenziale, profondo, perché ci porta al cuore della questione alcologica, cioè l'orgoglio dell'alcolista. Qui nella traduzione che voi trovate di Adelphi in realtà c'è scritto l'orgoglio dell'alcolizzato, ma questa è una modalità di traduzione che, rispetto alla quale francamente dissento perché il termine alcolizzato riguarda sostanzialmente un giudizio negativo verso la persona. E questa è la traduzione dall'inglese. Sarebbe stato meglio tradurre alcolista, quindi l'orgoglio dell'alcolista.
Qui si afferma che gli alcolisti sono filosofi, in quel senso universale in cui tutti gli esseri umani e tutti i mammiferi sono guidati da principi molto astratti. Quindi se l'alcolista è un filosofo, non come una entità caratterizzante la condizione dell'alcolismo, ma in quanto essere pensante, in quanto soggetto vivente e che condivide anche con altri mammiferi questa consapevolezza e questo pensiero. L'empatia, non dimentichiamoci mai che non è una peculiarità dell'Homo sapiens, noi la possiamo trovare in altri esseri viventi e forse dovremmo incominciare ad esplorare con occhio attento e curioso anche il mondo delle piante, che hanno un loro pensiero, certo, non quello che noi siamo abituati a vivere, a esperire nella nostra esistenza. Ma senza entrare in una condizione un po' troppo complessa, rimaniamo fermi sul Homo sapiens e mammiferi, che sono guidati, come dice Gregory Bateson, da principi molto astratti, anche quando rivendicano la concretezza del loro agire. No, io non sono un filosofo, non sono lì per fare i pensieri alti, sono concreto, faccio. No, tu sei mosso da principi molto astratti, di cui essi non sono del tutto. Scusate, di cui essi sono del tutto inconsci, cioè quei pensieri astratti che caratterizzano l'Homo sapiens e i mammiferi sono fuori dalla possibilità di avere piena consapevolezza, cioè non conosciuti, inconsci, ma ci sono. Ovvero essi non si rendono conto, gli umani e i mammiferi, che il principio che governa le loro percezioni e le loro azioni è filosofico. Immagino che a questo punto qualcuno sobbalza sulla sedia, anche nel mondo dei club. Ma cosa tiri fuori filosofia, astrazione? La gente vive problemi concreti, reali. Il problema è come allontanare quella persona dal suo stato di ricaduta costante e perseverante. Ma non ti rendi conto? Non è tempo questo per stare lì a riflettere, a pensare. Eppure quelle costanti ricadute sono mosse da pensieri e astrazioni del tutto inconsapevoli, ma questo non riguarda solo l'alcolista, riguarda l'intero sistema familiare, che allo stesso modo si muove in un contesto di premesse non consapevoli, largamente filosofiche, cioè che nascono dal processo di conoscenza che ogni essere umano, ogni vivente, sviluppa nel corso della propria esistenza. Un termine comune, ma poco appropriato per tali principi, è sensazioni. Qui Gregory Bateson ci dice, scriverà anche un articolo su questo, un altro libro di raccolta di saggi, e ci dice, ma chiamiamole pure sensazioni, cioè ci sono delle sensazioni inconsapevoli che ci spingono, sapete, sentire a pelle, cioè qualcosa che ti spinge, in fondo anche la l'innamoramento è una sensazione che trascende completamente la nostra capacità elaborativa, concreta e reale di quel momento, qualcosa che accade ed è mosso da principi astratti e non conosciuti. E questo è un punto fondamentale dell'esistenza umana, che genera grandi potenzialità, ma a volte anche grandi disastri. Questo termine, sensazioni, poco appropriato, nasce naturalmente dalla tendenza epistemologica anglosassone a reificare, cioè questo termine sensazione è frutto di una cultura anglosassone che tende a oggettivare e che ormai è diventata, almeno in una parte del pianeta, una cultura dominante e per ragioni storiche e culturali sta sicuramente dominando l'intero pianeta. Al di là dei rapporti di forza che possono intercorrere tra le nazioni, le culture si insediano e si insinuano,
anche al di là dei rapporti di forza. Poi può darsi che i rapporti di forza facciano prevalere un'altra cultura, ma la sua espressività, il suo radicamento richiederà tempi lunghissimi che vanno ben oltre i tempi delle contese tragicamente guerresche tra le nazioni. Ovvero, questa cultura anglosassone tende ad attribuire al corpo tutti i fenomeni mentali che sono periferici rispetto alla coscienza. Cioè, le sensazioni non sono altro che derivate che derivano dal corpo e che vengono portate a livello mentale, che naturalmente anche in questo caso ci troviamo di fronte a una oggettivazione della mente e la sua collocazione nel sistema nervoso centrale, collocato in questo corpo e in particolare nella scatola cranica. A quel termine, sensazioni, senza dubbio giova il fatto che l'attuazione o la frustrazione di questi principi sono spesso accompagnati da sensazioni viscerali e da altre sensazioni corporali. Non c'è nessun dubbio che i principi astratti si traducano in sensazioni viscerali. Pensate all'attacco di panico, è largamente una sensazione viscerale che coinvolge l'apparato gastroenterico, quello respiratorio, l'apparato muscolo-scheletrico, tutte queste sensazioni viscerali che sono dominate dalla paura che attraversano il corpo e lo portano a vivere quel momento difficile di crisi. Credo tuttavia che Pascal avesse ragione quando affermava che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Ecco, il cuore ha le sue ragioni, ma che la ragione non conosce. E penso che molto probabilmente anche le ragioni della ragione, molto spesso il cuore è molto riluttante ad accettarle, quindi si genera una dinamica a volte conflittuale tra ragione e cuore. Il lettore, tuttavia, non deve aspettarsi che l'alcolista fornisca un quadro coerente. Non aspettiamoci che l'alcolista filosofo ci fornisca un quadro coerente, perché questo è un modo di rappresentare l'alcolismo piuttosto desueto, nel quale si immagina che l'alcolista, in fondo, è il soggetto più sensibile, forse il più buono, ma frainteso, e pertanto nella sua sensibilità e nella sua bontà si sbaglia, ma noi dobbiamo comprendere la bontà che c'è in lui, la coerenza che sta cercando, ma questa è un'immagine edulcorata, un po' romantica dell'alcolismo. Quando l'epistemologia che sta a monte è piena di errori, e in questo l'alcolista condivide l'epistemologia della normalità, che è piena di errori e sta a monte, è inevitabile che le deduzioni che se ne traggono siano contraddittorie o di validità estremamente ristretta. Se noi partiamo da presupposti sbagliati, è chiaro che poi ci troviamo di fronte a colossali contraddizioni o validità estremamente limitate. Non è possibile dedurre da un insieme coerente di teoremi. Scusate, non è possibile dedurre un insieme coerente di teoremi da un insieme contraddittorio di assiomi. Se le premesse sono sbagliate, è chiaro che poi il teorema che viene formulato è sbagliato, ma questo riguarda l'alcolista e molto spesso anche il curante o colui che pretende di curare l'alcolista, i familiari dell'alcolista. In questi casi il tentativo di essere coerenti porta a una proliferazione della complessità che è caratteristica della teoria psicoanalitica e della teologia cristiana. Quindi c'è un rischio, per poter in qualche maniera giustificare, di far semplicemente proliferare la complessità che, tradotto in termini pratici, si crea un ginepraio di astrazioni sottolineate da una premessa che è sbagliata e quindi il risultato non può essere che appunto la confusione
un riduzionismo che, come scrive nelle righe successive Gregory Bateson, che porta alla visione estremamente ristretta, che è caratteristica del behaviorismo contemporaneo, cioè del comportamentismo. E noi abbiamo tracce di questo comportamentismo anche in alcune caratteristiche intrinseche dei sistemi di cura che vogliono in tutti i modi barrierare la persona definita alcolista dalle sue tentazioni di ricadere. Sono tutte questioni che dovremmo approfondire, certo non in queste riflessioni che sono troppo brevi, ma dovremmo farlo in una rivisitazione del percorso di sensibilizzazione per diventare membri attivi di club. Procederò pertanto all'esame dell'orgoglio caratteristico degli alcolisti per mostrare che questo principio del loro comportamento è conseguenza della strana epistemologia dualistica che è tipica della civiltà occidentale, cioè l'alcolista non ci presenta nulla di nuovo sullo scenario, ma ci testimonia quali siano le caratteristiche della epistemologia dualistica che è tipica della società occidentale, della civiltà occidentale. Un modo conveniente di descrivere principi come l'orgoglio, la dipendenza, il fatalismo, eccetera, è quella di esaminare, scusa, un modo per rivisitare orgoglio, dipendenza, fatalismo, è quello di esaminare il principio come se esso fosse conseguenza del deutero apprendimento. Qui apre una prospettiva che andrebbe spiegata, cercherò di farlo nelle settimane successive, cioè che cosa si impara nel prendere atto di un esito catastrofico a partire dalle premesse sbagliate. Che dobbiamo rivedere le premesse. Non basta introdurre un automatismo di apprendimento che è tipico del comportamentismo. Ti do l'antabuse, tu fai l'esperienza di bere sopra e ne derivi una condizione sgradevole che ti porterà a un automatismo evitante l'alcol etilico. Ma questo funziona solo per un po', perché poi successivamente dobbiamo fare i conti con un necessario passaggio ulteriore, evolutivo, che è quello che non semplicemente, che non mi limito alla condizione avversivante, che può essere un punto di partenza, ma vado a visitare le premesse che mi portano a ricadere, cioè qual è il mio modo di pensare, qual è la mia filosofia dell'esistenza, quanto questa filosofia è condivisa dal sentire comune. E di chiedersi quali contesti di apprendimento potrebbero comprensibilmente includere questo principio, cioè quali sono i contesti di apprendimento, dove andiamo a rivisitare i principi che costituiscono e orientano le nostre scelte. È chiaro, punto primo, è chiaro che quel principio della vita di un alcolista che l'Alcolisti Anonimi chiama l'orgoglio. Questo è il principio di cui si sta parlando. Non è strutturato contestualmente intorno a successi avuti in passato. Essi non usano il termine per indicare orgoglio per qualcosa che si è compiuto. L'accento non è sul io sono riuscito, ma piuttosto sull'io sono capace. Si tratta della accettazione ossessiva di una sfida, un ripudio della frase io non sono capace. Lì, guardate, non sono riuscito e non sono capace. Sono delle premesse attraverso le quali, quando penso di avercela fatta, le traduco, ci sono riuscito e sono capace. Così reitero, rimanifesto quel principio che aveva portato alla ricaduta, perché se io riesco e sono capace, è inevitabile che orgogliosamente mi metto nella condizione
di manifestare la mia capacità di controllo nei confronti dell'alcol. Mi fermo qui per oggi perché questa è una domanda fondamentale che deve in qualche modo essere approfondita anche nella scuola di oggi pomeriggio. Vi ricordo di partecipare numerosi sia online che in presenza perché oggi cercheremo in qualche maniera di mettere in sintonia e in armonia la realtà del sacro e l'insensatezza di un orgoglio egocentrico che in qualche maniera descrive la persona in tutta la sua potenza, laddove invece sta semplicemente esprimendo una premessa errata che porterà inevitabilmente a tante catastrofi. Da questo si può uscire se ci poniamo in una condizione di apprendimento e di attenzione nei confronti del sacro. Buona giornata a tutti.